Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi mi trovo alle cascate di Montegelato nella Valle del Treia, un posto dove sono venuto molte volte, che mi piace, che sta a mezz'ora da Roma, quindi è visitabile tutti i giorni. Io ovviamente ve lo consiglio in mezzo alla settimana, chi non può veniteci nel weekend, ma veniteci abbastanza presto. Molto facile, si prende dal raccordo, si prende la Cassia Bis e diciamo in una mezz'oretta si arriva qui. Sono circa una quarantina di chilometri, forse qualcosa di meno. Ho messo gli stivali, scomodi, però sono necessari questa volta per andare dentro al parco. Ci prepariamo e andiamo giù. Credo mi toglierò la giacca perché è una giornata veramente molto molto calda. Però per ora me la tengo, perché poi quando si va all'ombra ovviamente la temperatura scende. Oggi è una giornata un po' ventosa. In questo posto c'era un vecchio mulino e queste sono le ruote appunto che macinavano il grano del vecchio mulino. Eccoci qua, con pochissimi minuti si arriva in questo fantastico posto. Questo è molto importante, questo posto, almeno per me che sono cresciuto con i vecchi film di Bud e Terence, perché qui è stata girata la scena di, lo chiamavano Trinità, quando Trinità, cioè Terence Hill, entra con il cavallo dentro l'acqua. Però è ora adesso di tirare fuori la macchina fotografica e cominciare a fare un po' di foto. Ho proseguito la mia camminata e adesso mi sono fermato qui, dove adesso vi faccio vedere, perché c'è un bellissimo tronco caduto con delle piccole cascatelle e fiume, e mi interessa molto, mi sembra, diciamo, una location che può fare al caso mio. Non so se ve l'ho accennato prima, ma vi consiglio di venirci in autunno, posto che veramente merita, le foglie gialle che cadono poi all'interno del percorso dell'acqua. Posso dire che ne vale la pena, ne vale la pena soprattutto perché si è talmente vicino a Roma. Ragazzi, questo posto è un posto dove veramente vi potete sbizzarrire con qualsiasi foto, ma non soltanto le foto al fiume, alle cascate, foto anche agli alberi, perché c'è una vegetazione bella, verde, specialmente in questo periodo, rispettata ovviamente perché ci sono delle regole da tenere all'interno del parco, quindi non è che si può venire a bivaccare. Anche se una volta ho visto persone che facevano il bagno e nessuno gli ha detto niente, questo insomma è una grossa mancanza per come la vedo io.
sono andato da quella parte, ma non c'è tutto questo grande interesse, quindi proseguo da quella. Ragazzi, purtroppo anche la giornata di oggi volge al termine. Io mi auguro che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettetemi un like. Adesso vi farò vedere una carrellata di tutte le fotografie che ho scattato in questa giornata. Alcune le avete già viste durante il video. E, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate le campanelle per rimanere aggiornati. Ci vediamo alla prossima uscita fotografica.